Dopo aver ascoltato ciò che il popolo del Kenya ha detto e dopo una valutazione complessiva delle prestazioni del mio gabinetto e dei suoi risultati e sfide, ho deciso di licenziare con effetto immediato tutti i membri del governo. Solo il ministro degli affari esteri e il vicepresidente manterranno i loro portafogli. È stata una sorpresa la destituzione del governo annunciata ieri dal presidente del Kenya, William Ruto, anche se era prevedibile un cambiamento dopo le proteste del 25 giugno, mentre il Parlamento del Kenya approvava gli emendamenti ad una legge finanziaria che prevedeva forti aumenti delle tasse anche su beni di largo consumo, tra cui pane e olio vegetale. Ruto ha ritirato la controversa legge il 26 giugno scorso, all'indomani delle manifestazioni represse con violenza dalla polizia e durante le quali sono morte almeno 41 persone, 300 i feriti, 272 gli arresti. Il presidente Ruto, diventato ancora più impopolare dopo il tentativo di appesantire le tasse, ha promesso di intraprendere ampie consultazioni per costituire un governo di larghe intese che acceleri le riforme e riduca gli sprechi in Kenya. Ha assicurato tagli ai costi del suo ufficio, degli alti funzionari, di sua moglie e della moglie del vicepresidente. Altra urgenza è il debito pubblico da 80 miliardi di dollari contratto da Nairobi con Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale e Cina. Debito che il governo del Kenya voleva ripagare con il vertiginoso aumento delle tasse sui beni di prima necessità.